Gli attivisti per la monarchia in Australia si stanno preparando per un referendum sul paese che diventerà una repubblica in 2 anni. Gli australiani voteranno se vogliono o meno abbandonare la monarchia entro 2 anni, ha affermato un monarchico. Si ritiene che Australia, Antigua e Giamaica diventeranno probabilmente repubbliche dei 14 regni, in cui il re Carlo III è capo di Stato. Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha già incaricato il deputato del partito laburista Matt Thistletoe di sovrintendere alla transizione dell'Australia verso una repubblica. Gli esperti ritengono che il governo australiano potrebbe portare avanti tale proposta in 2 fasi, con un voto iniziale sul principio se abolire o meno la monarchia e un secondo per determinare come viene scelto un nuovo capo di Stato. Philip Benwell, presidente nazionale dell'Australian Monarchist League, ha dichiarato a express.co.uk che la sua associazione si sta già preparando per un referendum. Ha detto: "Ci stiamo preparando per un referendum nel 2025. Riteniamo che il governo potrebbe andarsene già." Ma Benwell ha accusato il governo australiano di tentare di indottrinare gli elettori nel tentativo di spingerli a votare per una repubblica. Ha affermato che il signor Thistletoe, che ha descritto come un ardente repubblicano, è di parte. Ha detto che l'amministrazione del signor Albanese sta tentando di truccare il processo escludendo le opinioni monarchiche. Ha detto: "È decisamente ingiusto. È probabile che metta il popolo contro una repubblica, con essa, che non è un voto equo." Il signor Benwell ha continuato: "Non ci saranno finanziamenti disponibili per la causa sì o no, ma non c'è bisogno di finanziamenti per sì perché il governo lo sta elaborando. Ci saranno molte cose in gioco che sono tutte progettate per aiutare il governo a far passare le sue proposte. Naturalmente, combatteremo questo in ogni fase del processo."